Benvenuti a questo corso. Oggi parleremo del decoupage base e avanzato. Scartavetriamo il nostro supporto. In questo caso sarà una sagoma in legno per orologio. Utilizziamo carta vetrata numero 240 per rendere liscio il supporto e prepararlo per un fondo gesso. Scartavetrare bene ogni parte. Prepariamo in un piatto un fondo gesso diluito con acqua nella proporzione di 3 parti di gesso e una di acqua. Con una piattina sintetica stendiamo questo composto sulla superficie, cercando di eseguire delle pennellate uniformi e ampie su tutto l'oggetto. Non tralasciamo i particolari come bordi e parti nascoste. Ripetiamo questo passaggio almeno 2 volte, scartavetrando tra una mano e l'altra con carta numero 400 per ottenere una superficie liscia e perfetta. Asciughiamo naturalmente oppure accelerando con un foam. Prepariamo ora la base con un colore acrilico, diluendolo con acqua in una proporzione di 3 parti di colore e una di acqua. In questo caso sceglieremo un colore pronto avorio. Mescoliamo bene e sempre con una piattina sintetica stendiamo il colore sul supporto in legno. Ripetiamo se necessario questa operazione per ottenere un fondo uniforme e privo di striature. Possiamo anche incrociare le pennellate. È opportuno far asciugare il colore tra una mano e l'altra. Segniamo ora con una matita un riquadro interno nella sagoma. Avremo preso con attenzione le misure per centrare perfettamente il lavoro. Con della carta adesiva seguiamo le linee segnate. Una volta isolato il riquadro con della colla missione all'acqua e una spugnetta tondeggiante, tamponiamo accuratamente all'interno. Questo tipo di colla è particolare, in quanto potrà essere usata esclusivamente per la duratura, ha un'essiccazione rapida di circa 1/4 d'ora e una volta asciutta sarà completamente trasparente ma sempre appiccicosa. Possiamo accelerare questa operazione con un foam. Utilizziamo adesso della foglia d'oro, in questo caso sarà finta e chiamata orone. La tagliamo a pezzi non troppo piccoli, preventivamente è meglio mettere sulle mani del borotalco per evitare che questa si attacchi ai polpastrelli. Faremo aderire la foglia con un pennello abbastanza morbido per evitare di graffiarla. Sovrapponiamo man mano i vari pezzetti, uniformando il tutto con il pennello. In questo modo riusciremo a coprire l'intera superficie senza lasciare parti scoperte.
Finita l'operazione, eliminiamo con il pennello le varie scagliette d'oro. Possiamo togliere adesso delicatamente la carta adesiva che delimita il riquadro. Passiamo ora all'antichizzazione della foglia d'oro e della tavola. Mettiamo in un panno morbido dell'olio di lino e della cera bituminosa. Strofiniamo su tutta la superficie, insistendo di più dove vogliamo antichizzare l'oro. Eliminiamo con la parte pulita del panno l'eccesso della cera. Possiamo aggiungere man mano, per aiutarci, dell'olio di lino. La cera bituminosa è un prodotto a solvente, per cui tutti i pennelli o le spugne che utilizzeremo con questo prodotto andranno puliti con acqua ragia. Dovremmo isolare la cera bituminosa con una vernicetta all'acqua per far sì che il lavoro non venga macchiato successivamente. Stendiamo la vernice in tutte le direzioni con una piattina sintetica. Procediamo ad una seconda doratura sovrapposta all'altra. Stendiamo all'interno del riquadro dorato di nuovo della colla missione all'acqua. Cerchiamo di seguire le linee del riquadro senza fuoriuscire. Asciughiamo con un phon fino a quando la colla non sarà diventata trasparente. Utilizziamo adesso la tecnica del foiling. Si tratta di una pellicola a strappo con una parte negativa e una positiva. Poggiamo il foglio con la parte dorata verso l'alto sulla colla missione. Facciamo aderire bene con le mani e strappiamo delicatamente. Ripetiamo l'operazione. Avremo ora una doppia doratura con diverse tonalità e lucentezza. Possiamo adesso incollare la figura scelta e ritagliata accuratamente. Centriamola e incolliamola con della colla per decoupage. È bene stendere la colla anche sopra la figura per permettere di lavorarla con le dita per eliminare eventuali bolle d'aria e di colla. Usiamo ora un panno umido per eliminare i residui di colla.
Incolliamo gli altri soggetti. La composizione deve essere studiata precedentemente e non deve essere troppo ricca. Un giusto equilibrio tra le figure, l'abbinamento dei colori e degli stili sarà il segreto per ottenere dei lavori sempre di buon gusto e mai esagerati. Prepariamo della vernice all'acqua e con un pennello sintetico e morbido stendiamola su tutta la superficie, con movimenti morbidi e anche incrociati per non tralasciare nessuna parte. Questa, oltre ad essere un'ottima base per il craquelé, serve ad inglobare la carta nella vernice e a non sentirne più lo spessore. Procediamo con questa operazione almeno 4 o 5 volte, facendo asciugare tra una mano e l'altra almeno 2 ore. Una volta asciugata l'ultima mano di vernice all'acqua, prepariamo della gomma arabica come screpolante. È un prodotto che ormai si trova in commercio già pronto e quindi liquido. Stendiamola con un pennello morbido su tutto l'oggetto, avendo cura di tirarla bene in tutti i versi e a lungo, fino a che non la sentiremo addensarsi. A questo punto potremmo mettere ad asciugare il nostro oggetto decorato in un ambiente ben riscaldato. Questa è una condizione necessaria perché il craquelé riesca perfettamente. Infatti l'umidità e il freddo sono nemici degli screpolanti, di qualsiasi tipo essi siano. Dopo un paio d'ore le nostre crepe si saranno formate, ma saranno ancora trasparenti. Per metterle in evidenza mettiamo in un panno del colore ad olio terra d'ombra naturale. Stendiamolo su tutto l'oggetto, facendolo penetrare perfettamente nelle crepe. Ripuliamo il colore in eccesso, così che questo rimarrà solo all'interno delle fessure. Strofiniamo bene. Ecco qua il nostro lavoro terminato. Dopo 12 ore di asciugatura del colore ad olio, stendiamo su tutto l'oggetto del flatting gel satinato. Questa è una vernice sintetica e i pennelli utilizzati dovranno essere puliti con acqua ragia. L'asciugatura sarà di 24 ore tra una mano e l'altra. È bene ripetere questa operazione almeno 3 o 4 volte, scartavetrando tra una mano e l'altra con carta vetrata sottilissima da 400 a 800 finale. Il nostro lavoro a questo punto è ultimato. Possiamo trovare in commercio il meccanismo con lancette e numeri adesivi per rifinire adeguatamente il nostro orologio. Grazie per aver seguito questa lezione.